Claudio Villa, a senza rete, eccolo qua. Qui, ciao. Ciao. Ciao, come va? Senti. Ciao. Ciao, bravo. No, sono un poco curto, per piacere. Senti, ho detto bravo, nemmeno mi senti. Io ti ringrazio, no, non è perché non l'ho inteso, ma sai, io non ci faccio mai l'abitudine, mi fa sempre piacere sentirmi dire bravo, soprattutto quando me lo dice il pubblico da 30 anni. Ah, ecco, ecco, io questo... A questo punto è perfettamente inutile che io ti dica, appunto, che ti chieda che effetto ti fa, perché hai già detto tutto tu, quindi è inutile che ma io... Ma dimmelo ancora! Ma no, basta, se hai saputo, tu sei bravo e quando ti dicono bravo sei felicissimo. Siamo bravi! Beh, insomma, vabbè, ora lasciamo perdere. Dunque, allora... Io volevo chiedere una cosa, sì. Chi sono tutti quei ragazzi? I Trastevereni, ecco sì. Là, proprio sì. Fiumaroli! Sì. Ragazzi, molto bravi, ragazzi. Molto bravi. Bravissimi. E allora? Dunque, va bene, sì. Allora volevo dire, sì, ho preparato 3 pezzi romani, che sono di Romolo Balzani come il carrettiere a vino e un pezzo di Rossi che fanno parte del mio nuovo LP Svegliacore e desidero proporlo al pubblico televisivo e al pubblico presente qui. Perfetto. Basta e te ne sei andata, ammazzate ora. È bastata una mezza giornata per scordarsi di sto grande amore, ammazzate ora. Le promesse, tutti quei baci dati a mille sotto i portoni, ammazzate ora. Hai detto basta e te la sei filata, sei stata brava. Te ne sei andata. Sei stata brava. Che lì? Te la sei filata. Ammazzate o... Gli romani mo li vedo tutti quanti, le vestali della porta stanno qua, li petroni mo se fanno tutti avanti, e le nome con la mira sta suonare. Qui tra noi ci vedo tutti l'antenati, che tuo padre e tuo nonno stanno qua. Tutti quelli siamo sempre rincarnati, siamo sempre quelli dei tanti fa. Giulio Cesare, Canicolo e Pompeo, li conosco tutti quanti a me la dito. Poi Scipione l'Africano è garantito, da ragazza è stata a scuola insieme a me. E le faccio spesso poi per il cellino, come vedi che sta poco da scherzare. Ma è parente da lontano e da vicino, si è sposato una sorella di papà. Ottaviano, Giulio Cesare e Caio Mario, li conosco tutti quanti a perfezione. Quando feci tempo fa una discussione, m'hanno dato poi ragione tutte e tre. Come voglio di una cosa riservata, ma
feroce ad assassino mi la sa, Cleopatra non tenuta.